È tempo di Master League, in campo PSG e Montecalcio per una partita equilibratissima sulla carta, valida per la quinta giornata del torneo Master. Vediamo come è andata a finire tra le due compagini. PSG subito pericoloso su corner nei primi minuti di gioco, ma la girata di Esposito in area di rigore finisce di poco a lato. Cross dalla sinistra da parte di Capuano e pallone solo da spingere in rete, ma l'attaccante sbaglia due passi dalla linea di porta. Che erroraccio per Montecalcio. Poco male, perché arriva la rete che sblocca il match con Pisano, bravissimo a sfruttare il rimpallo e calcia al volo. Pisano sente la porta, non ci pensa due volte, batte il portiere. Passano due minuti, arriva il gol del pareggio. Bosone viene servito a centrocampo, alza la testa e lascia partire una conclusione dalla distanza velenosissima. Male Coppola che combina una frettata. Pareggia Bosone. La risposta di Montecalcio non si fa attendere. Pisano dalla lunetta, calcia col mancino e imbuca la palla nell'angolino. Il PSG cerca il pari su punizione, ma la palla viene ribattuta in corner. Sempre su calcio piazzato, Bosone dalla lunetta, il tiro viene respinto, poi il missile, la palla si insacca in rete, 2-2, doppietta per lui. Dunque PSG e Montecalcio termina 2-2. Bosone e Pisano rubano la scena.